Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, buon inizio di settimana. Come sempre vi ricordo l'apertura del mio sito internet per tutte le notizie in tempo reale sul mondo di Call of Duty, lo trovate nel primo link in descrizione, salvatevelo tra i preferiti amantecnologia.it e mettetevi anche l'iconcina sul desktop del cellulare creandovi il collegamento e vi aspetto oggi 13:30 live su Twitch come tutti i giorni per giocare insieme. Mancano meno di 10 giorni, per l'esattezza 8 giorni ragazzi, all'evento a tema Halloween su Warzone con l'arrivo della modalità notturna. Vi ricordo che sarà un evento a tempo limitato, sarà molto particolare perché ci saranno tantissime novità. L'evento durerà dal 20 di ottobre fino al 3 di novembre, ci saranno nuove modalità a tempo limitato, nuove ricompense e molto altro ancora. Stiamo aspettando i primi dettagli dall'Infinity World che vi riporterò appunto in questi giorni, rimanete sintonizzati. Ieri si è tornato nuovamente a parlare e nuovamente a criticare il discorso relativo all'SBMM di Call of Duty. Sono stati notati infatti tanti problemi anche durante il periodo della beta. In molti si sono accorti che quando si fa una, due, barra tre partite bene, la quarta, la quinta cominciano a essere veramente molto difficili, perché entra in azione appunto questo SBMM. È tornato nuovamente in tendenza l'hashtag remove SBMM su Twitter, quindi staremo a vedere che cosa accadrà. Comunque, soprattutto dopo l'alfa e questo periodo della beta, anche gli influencer e grosse testate giornalistiche ne hanno parlato, ma la Treyarch e Activision non hanno minimamente commentato la questione. Vi ricordo che è passato però quasi un anno dal lancio di Modern Warfare e da marzo, quindi 7 mesi, da Warzone, e neanche in questo caso Activision con l'Infinity World non hanno mai parlato o spiegato il funzionamento appunto dello skill-based matchmaking nei loro due titoli. Staremo a vedere, vi terrò aggiornati, ma comunque la community è attiva e anche io sul mio profilo Twitter continuo almeno una volta ogni 10-15 giorni a pubblicare l'hashtag come fanno tutti i vari canali internazionali di Call of Duty, per far vedere che anche la community italiana non vuole questa funzionalità. Come precedentemente detto ieri nel video informativo, notizia riportata da David Vonder, sono stati riscontrati molti problemi soprattutto a livello server, a livello di lag all'interno della beta di Black Ops Cold War. Proprio ieri la Treyarch ha annunciato che su Reddit sta raccogliendo informazioni dalla community in merito a questi problemi di connessione che molti utenti stanno riscontrando all'interno del gioco. Vi ricordo che giocando la beta ragazzi è possibile ottenere delle ricompense, vi ho fatto vedere la mitraglietta, vi ho fatto vedere Adler all'interno di COD Mobile. Ieri nel messaggio del giorno è stato specificato che per riscattarlo bisognerà attendere un'email che riceveremo alla fine della beta, dovremo riscattare questo codice alla fine del periodo di beta che arriverà per email per averlo all'interno di Call of Duty Mobile. Ieri sera è arrivato anche un aggiornamento interno che ha risolto diversi problemi della beta. Apro e chiudo subito parentesi, perché la Treyarch ha annunciato di aver subito annullato l'aggiornamento interno rilasciato ieri sera ripristinando la versione precedente a causa di un arresto anomalo imprevisto. Il team sta indagando sul problema e ci terrà aggiornati. Comunque vi riporto anche tutte le patch note di questo aggiornamento che comunque arriverà a brevissimo. È stato introdotto, è stato rimosso, però intanto vi dico che cosa accadrà. Modifica l'accessorio calcio per diminuire la velocità della scivolata ritenuta troppo eccessiva se veniva usato un'arma con quell'accessorio. Aumentato il tempo per riutilizzare la serie di punti aerospia per evitare che se ne vengano lanciati nello stesso momento più di uno. Aumentato il limite del punteggio in deathmatch a squadre da 75 a 100. Modifiche nello storio di adesione ad una partita disputata a un giocatore dalla lista amici per impedire che un giocatore si unisca a una partita che sta terminando. Risolto anche un crash che poteva verificarsi all'interno della modalità scorta al VIP, modalità che come sapete è stata introdotta direttamente
sabato sera. Ma chiudiamo il video informativo con un altro dettaglio. Oggi, ragazzi, è l'ultimo giorno di beta. Bene, avete capito bene, alle ore 19 terminerà il primo weekend della beta multiplayer di Cold War. Si rinnoverà quindi l'appuntamento al secondo weekend della crossplay beta, stavolta estesa anche ai giocatori di Xbox e PC, ovviamente soltanto per chi ha preordinato il gioco nei primi giorni. Mi spiego meglio. Dal 15 al 16 potranno giocare tutti su PS4 e su Xbox e PC soltanto coloro che hanno fatto il preordine, mentre dal 17 al 19 si potrà giocare su qualsiasi piattaforma, PS4, Xbox e PC, indipendentemente se avete preordinato o meno il gioco. I giocatori PS4 non dovranno effettuare nessun nuovo download, ma semplicemente accedere nelle date indicate precedentemente, e anche coloro che avevano scaricato appunto la beta con il pre-order. Altra curiosità, per i possessori di Xbox e PC che hanno fatto il pre-ordine, ci sarà il pre-download a partire da domani ore 17, così lo potranno avere bello pronto per il 15 di ottobre. Questo era tutto quello che vi volevo dire nel nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Qui sotto nei commenti fatemi sapere qual è stata secondo voi la migliore mappa di questa beta di Cold War: Armada, Crossroad, Satellite, Miami, Mosco e Cartel. Secondo la mia classifica, al primo posto Satellite, al secondo posto Mosco, al terzo posto Cartel. Noi ci vediamo alle 13.30 in live su Twitch. Mettetevi tra i preferiti invece il mio sito internet con tutte le ultime notizie sul mondo di Call of Duty, www.amantecnologia.it, primo link in descrizione, e noi ci vediamo domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo TG COD. Vi lascio alle clip della settimana. Bersagli nell'area operativa. Vai con lo scudo. Distunno io, scudo tutti, raga. Scudo tutti. Raga, prima quello con lo scudo, raga. Quello con lo scudo. Stanno a lanciare granate, raga, occhio, se c'avete entrato. Eccoli, scudo, stanno tutti con lo scudo, Stanno a lanciare granate, raga. Fa culo, io lo faccio. Raga, non ci posso male. Non ci posso credere, mi sono ammazzato. Raga, questi c'erano le più a terra. Dai, raga, buttala a terra, ragazzo. Raga, puoi tirare su per favore qualcuno? Cos'è Spencer Joyce? Che figata di attento! Come sei in buona posizione? Via, va a fare il salto! UAV nemico in volo! Siamo su Alfa, attenzione!
Mamma mia, che kill che ci ha fatto, mamma mia.